buongiorno a tutti, anche se oggi piove, siamo a Milano, in via Ugo Tognazzi, quartiere Adriano, Le Villette. Cosa possiamo dire? Siamo appena entrati, abbiamo trovato, hai già fatto vedere la griglia per il passo. Dopo la facciamo vedere perché è di là e siamo impallati. Adesso sta registrando il consigliere regionale altitonante e Samuele Piscina, presente il Municipio 2, che ringraziamo per la partecipazione anche a Milano 3. Passiamo di là un secondo, vieni. Facciamoci sto giretto. Mamma mia. Ecco. Qui possiamo cominciare a vedere alcune valigie che sono state abbandonate qui. Oh, un materasso. Si vede che qualcuno aveva sonno e non aveva posto dove andare. Un bottiglio dell'acqua. Poi troviamo, puoi anche entrare, dei giubbotti, delle bottiglie e siamo appena entrati, siamo al pian terreno ancora. Sì, esatto. Insomma, quella che sembrava per molti una situazione, il fallimento Pasini, quindi la futura riqualificazione dello spazio, una cosa semplice che potesse terminare in fretta mettendo questo stabile, che ricordo è tra gli altri stabili in fronte, che sono gemelli, in tranquillità e in sicurezza, invece lo troviamo ancora così, in preda a gruppetti di persone che pernottano, mangiano, bevono, urinano, si fanno le grigliate, come potete vedere, se non sbaglio la griglia dovrebbe essere da questa parte qui. Ecco. E chiaramente troviamo anche i resti dei viveri della cena dell'altra sera, ecco, le bottiglie, eccetera. Va bene, proseguiamo un attimino di qui, andiamo a vedere la terza. Vai. Sì, sì, aspetto solo che sposti i rami. Oggi facciamo una live più lunga, come potete vedere abbiamo parecchi graffiti. Un altro materasso, ma qui i bivacchi sono incredibili, ancora siamo scesi al piano di sopra. Saliti al piano di sopra dove di solito pernottano. Qui c'è un altro materasso sbrindellato perché questo qui è l'urinatoio. Voi non sentite l'odore, ma c'è una puzza di chiara incredibile. Salutiamo il nostro Paolo Rusconi che fa le immagini per City Report e Milano 3 Scelte del Report. Qui c'è una puzza che è meglio neanche entrare, un altro urinatoio, e via andando. Poi una panoramica, queste sono tutte le varie situazioni che potete vedere qua dentro. Non è uno spazio piccolo, ricordo che questa parte che stiamo facendo adesso, che è al 13, è gemello dell'altra parte che si trova prima. Qui c'è qualche bottiglia, anche qui un po' di robina, bevande eccetera. Noi stiamo entrando da qui per comodità, il passaggio che fanno loro è un po' più sozzo, abbiamo deciso di fare questo che è più comodo. Mamma mia, non ti scivola. Ricordo anche che in questo villette c'erano anche i box che sono chiusi, che sono da questa parte. Qui abbiamo un po' di spaccature, di rotture, sigarette, vetri, altri pezzi di legno che vengono usati appunto per scaldarsi, per accendere il fuoco. Va bene, dai, chiudiamo facendo vedere in basso i box dove noi non accederemo oggi, anche perché da quanto sappiamo sono mezzi allagati, ho già piovuto, già hanno dei problemi appunto di allagamento di solito. Un saluto a tutti dal Comitato Antiracket Antiabusivismo, City Report con Daniele Menti e Milano Trash Telereporter, il servizio completo lo potete vedere giovedì a partire dalle 22 sul canale 13. Un saluto e seguiteci. Ed eccoci, siamo sempre in via Ugo Tognazzi, questa è la rampa dei box. Direte, come mai siete venuti nei box? Pensavamo di non riuscire a entrare, ma fortunatamente abbiamo trovato un nuovo varco. E guardate qui, anche qui pernotti. Tu, c'è più di un pernotto qua? Sì, lo so. Qui adesso c'è un altro qua cumino. Vediamo tutta la situazione. Pensa cavi che sono stati rubati, spellati in questa struttura. E di là c'è purtroppo il locale servizi igienici con le feci fresche appunto che abbiamo trovato. Dani, continua pure tu. C'è una cassetta degli attrezzi.
cari amici, eccoci qui. Come avete potuto vedere, abbiamo trovato in queste villette della via Ugo Tognazzi nel municipio 2 via Adriano un sacco di situazioni particolari. Ve ne mostro l'ultima, siamo appena usciti. Guardate cosa serve il cancello, legato col fil di ferro, un ingresso comodissimo. Questo segnaliamo a chi si occupa appunto della sicurezza in zona, quindi l'assessore Scavuto della polizia locale, la proprietà che è privata, che sappiamo che è essere ex Pasini, e comunque qui torneremo a venire perché la situazione non è chiara e gli spazi sono moltissimi. Un saluto a tutti da Tullio Trapasso, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, City Report.